Salve a tutti, oggi siamo a Torreglia sul versante nord-ovest del Monte Lonzina dei Colli Euganei con i volontari dell'associazione SOS Anfibi Padova, proprio dei Colli Euganei. Siamo qui con la presidente, la dottoressa Elisabetta Borsato. Elisabetta, perché è così importante promuovere azioni di tutela della fauna anfibia? Fondamentalmente perché sono un gruppo faunistico considerato tra i più minacciati a livello mondiale. Consideriamo che sono a rischio estinzione circa un terzo degli anfibi, più degli uccelli, dove c'è un rischio del 12% delle specie, e più dei mammiferi, dove sono a rischio il 23% delle specie. In base ai dati raccolti, in Italia il 36% delle specie di anfibi è a rischio estinzione. Ma com'è la situazione degli anfibi all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei? Negli ultimi anni si è assistito purtroppo a un progressivo calo del numero di animali, che sono già praticamente scomparsi in alcune porzioni del nostro territorio, in cui un tempo erano numerosi. Cosa si sta facendo per impedire la scomparsa di questi animali dal territorio euganeo? La nostra associazione si occupa del salvataggio, soprattutto di rospi, comuni e rane di lataste, ma non solo, che durante la stagione migratoria scendono dai boschi e attraversano le strade per cercare l'acqua dove potersi riprodurre. L'acqua è necessaria perché parte del loro ciclo vitale avviene in acqua. Finché gli anfibi sono allo stadio larvale, i girini devono stare in acqua. Il Parco dei Colli Euganei, in collaborazione con Veneto Agricoltura, che mette a disposizione gli operai, ogni anno in primavera realizza l'installazione di circa 5 km di reti anti-attraversamento, suddivise in una decina di siti migratori. Le reti, dove presenti, sono un aiuto importante per proteggere gli animali dall'investimento, ma serve uno dei nostri volontari che raccoglie l'animale, lo mette nel secchio e lo porta al di là della strada dove c'è l'acqua. È questo il motivo per cui voi ogni anno, verso la fine dell'inverno, cercate nuovi volontari che vi diano una mano? Direi proprio di sì, perché più siamo e più animali si riescono a salvare. Però le reti non bastano, mi spiegavi prima. Esatto. Le auto non sono l'unica minaccia, perché al di là delle strade l'habitat in cui questi animali si riproducono è sempre più compromesso. La siccità dovuta ai cambiamenti climatici, ma non solo. Pensiamo all'ambiente agricolo sempre più desertificato, povero anche quindi di vegetazione ripariale, poi pesticidi, la presenza anche di nuove specie alloctone che predano gli anfibi, malattie emergenti, insomma le minacce sono veramente numerose. Quindi, quali sono le azioni ulteriori da mettere in campo per evitare che rospi, rane, tritoni scompaiano? Sarebbe una perdita per tutti, per la biodiversità, per l'ambiente? Senza dubbio, questi sono degli animali che sono dei grandi bioindicatori della salute dell'ambiente e che quindi perderli significherebbe un danno enorme per tutta la biodiversità. Noi stiamo quindi ragionando sulla creazione di una rete di stagni a monte delle strade, soprattutto in corrispondenza delle zone in cui sia stata documentata ancora la presenza di fauna anfibia. Questo garantirebbe agli animali la possibilità di riprodursi senza dover necessariamente attraversare le strade e ai piccoli neometamorfosati, una volta trasformati, di essere già dal lato giusto della strada. Perché non dimentichiamoci che anche i piccoli devono tornare indietro, quindi per raggiungere i genitori nel bosco. E avete voluto partire da qui? Sì, qui alle nostre spalle, diciamo, l'abbiamo detto prima, siamo sul versante a nord-ovest del Monte Lonzina, sopra la Via Liviana, in comune di Torreglia, dove operiamo quei salvataggi durante la stagione migratoria. Qui dietro di me c'è il bosco. Questo è il primo progetto, una sorta di progetto pilota promosso da noi come associazione SOS Anfibi Padova Colli Euganei per la creazione appunto di uno stagno per la salvaguardia degli anfibi. Abbiamo affrontato un iter burocratico anche abbastanza complesso perché siamo in un territorio protetto e quindi con molti vincoli. Il progetto è stato realizzato grazie alla sensibilità dei proprietari, Daniela e Stefano, che dopo sentiremo, che hanno messo a disposizione l'area, grazie ai nostri volontari che hanno realizzato lo stagno e grazie al finanziamento concesso da WWF Italia tramite un bando interno, progetti per le oasi naturali, che era rivolto proprio al ripristino di aree umide all'interno di territori interessati alla presenza degli anfibi. Dobbiamo in modo particolare ringraziare Aaron Lemma, presidente di WWF Trentino, per il supporto e la biologa dottoressa Elena Rizzo, che si è occupata della progettazione e di seguire l'iter autorizzativo. Già, perché voi vorreste replicare questo progetto. Sì,
L'idea un po' alla volta è di creare una rete di stagni sul territorio uganeo per dare un futuro agli anfibi e impedire che scompaiano definitivamente. Pensi sia fattibile concretamente? Il territorio uganeo è al 93% privato, quindi bisogna trovare privati disponibili. Il secondo aspetto è la copertura dei costi di realizzazione, quindi oneri autorizzativi, scavo, telo per la impermeabilizzazione, protezione anche dai cinghiali, piante acquatiche per la fitodepurazione. E quindi siamo alla ricerca di fondi. Se in futuro, e siamo fiduciosi che questo accadrà, dovesse arrivare un contributo da parte delle istituzioni, quindi a favore degli anfibi e della biodiversità, è molto probabile che andrà nella direzione di progetti all'interno di aree pubbliche, quindi di proprietà di comuni, provincia, parco, regione, che rappresentano il 7% del territorio uganeo. Questo è, diciamo, comprensibile, però è altrettanto chiaro che per noi lavorare anche con i privati è praticamente inevitabile se si vuole incidere in modo significativo. Quindi fate un appello. Sì, ci rivolgiamo a chi possiede terreni in aree idonee e ancora fruibili per la fauna anfibia e importanti per la biodiversità, e che fosse motivato ad accogliere progetti di conservazione di questo tipo anche di modeste dimensioni, perché anche uno stagnetto 4x4 può fare tutta la differenza del mondo per questi animali, ma non solo per loro, perché l'acqua è sempre un catalizzatore di vita per tante specie viventi. Sono adesso in compagnia di Stefano Busson, che è proprietario di quest'area che ci è stata concessa per questo progetto. E gli passo la parola così ci racconta il motivo per cui ha deciso di aderire a questo progetto. Allora, tutto è cominciato un po' così, un po' per caso, perché amo passeggiare, quindi vedevo in queste serate di fine inverno questi volontari che passeggiavano, si davano da fare, non capivo cosa stavano facendo sinceramente. Vedevo le reti, quindi sapevo che era per salvare gli anfibi, però ero incuriosito di cosa. E niente, è stato così, un fulmine a ciel sereno sapere che questi anfibi venivano raccolti e dopo portati lungo i fossi dall'altra parte della strada. E in automatico è venuto da sé così incuriosire, capire che progetto c'era alle spalle di questa attività, e ho sentito che stavano cercando proprietari di terreni per sviluppare una rete di stagni, quindi io non ho avuto proprio esitazioni. Già abbraccio la natura perché sono apicoltore, che potrete anche vedere dopo se volete un po' le api, e quindi veniva da sé implementare la cosa, l'amore per la natura e per le api, perché aiutando anche gli anfibi, e quindi non ho avuto problemi a dare disponibilità del terreno per tentare di fare questo progetto, che con lunghe peripezie è stato realizzato. E che speriamo di replicare. Certo. Ok, e quindi anche grazie Stefano, certo, niente, per questo figurati. Contributo alla certo. biodiversità e alla certo. sopravvivenza degli anfibi. Una cosa volevo aggiungere, che questo progetto non deve essere per pochi, quindi io do disponibilità se qualcuno, che qualche curioso, qualche anche il pubblico che vuole venire a visitare lo stagno, è ben accetto. Grazie. Adesso siamo in compagnia di Margherita e Federico, due dei nostri volontari, che ci raccontano perché hanno deciso di diventare volontari di SOS Anfibi Padova Colli Ugani. Prego Margherita. Allora, io già mi occupavo di animali un po' più, diciamo, convenzionali, perché tutti quanti magari possono aiutare quando si tratta di cani o gatti, ma poi quasi nessuno si intenerisce se vede un rospo, anzi quasi ne hanno un po' ribrezzo. In realtà sono esseri viventi, anche loro hanno diritto alla vita, anche loro hanno le loro esigenze, e vedere questi piccoli animaletti che comunque venivano schiacciati dalle macchine continuamente è veramente uno strazio. E quindi mi sono impegnata, ho contattato l'associazione, ho contattato l'Elisabetta e mi sono impegnata in questo. E diciamo che anche se è piuttosto impegnativo, perché comunque ovviamente loro si muovono quando fa freddo e quando piove, però prenderli e metterli
in sicurezza ti apre veramente il cuore, perché comunque fai qualcosa di buono per loro, che comunque sono esseri viventi che hanno gli stessi diritti di tanti altri, ma anche per l'ambiente, perché comunque anche loro apportano il loro contributo per il benessere dell'ambiente. Quindi essenzialmente questo, insomma. Viva i rospi! Federico? Grazie. Io ho sempre avuto animali a casa, quindi cani e altri animali domestici, e ho una attenzione quindi agli animali e a tutto ciò che sono, soprattutto i più piccoli, che quindi come gli anfibi, che in questo momento sono minacciati più di altri per via dell'ambiente e del riscaldamento del clima che è in corso da alcuni anni. Quindi da qui mi sono mosso e ho contattato l'associazione per dare il mio contributo.